prima manifestazione qui a Comitini, il primo raduno di auto storiche, Terra dello Zolfo e dello Zolfare. Oggi abbiamo radunato queste macchine qua a Comitini proprio per dare lustro a questa bellissima città. Abbiamo lasciato anche il Palazzo Baronale aperto in modo tale che i nostri partecipanti alla manifestazione visitassero anche il nostro Palazzo Baronale e i nostri due musei. Ringrazio gli organizzatori, in modo particolare la Proloco, Puletto e tutti i miei assessori per la bellissima manifestazione che hanno organizzato. Grazie. Ma si sta svolgendo benissimo, c'è grandissima partecipazione, sono veramente contento, ringrazio il sindaco di Comitini, ringrazio la Proloco di Comitini e gli organizzatori per l'organizzazione di questa bellissima manifestazione che parte da qua, attraverserà grotte e si fermerà ad Aragona. Ecco, la sinergia tra i comuni è bella anche per questo, perché la collaborazione porta vivacità, porta diciamo unione e nel contempo porta anche sviluppo, perché sono giornate che alla fine creano anche un momento non solo di convivialità ma anche di sviluppo del territorio e di visibilità del territorio. Quindi ringrazio veramente tutti gli organizzatori e tutti quelli che si sono prodigati affinché questa manifestazione abbia avuto questa bellissima riuscita. Come stiamo vedendo, la piazza è piena, le traverse sono piene, c'è un sacco di gente e quindi diciamo che va bene così. Bellissima manifestazione, peraltro organizzata con il patrocinio di tre comuni, Grotte, Aragona e Comitini, il che evidenzia ancora una volta la voglia, la necessità di mettersi in rete e costruire insieme un percorso di sviluppo. Tra l'altro ci accomuna lo Zolfo, Grotte, Comitini e Aragona, comuni, territori dello Zolfo, e ci riporta anche diciamo, al pensiero di ciò che c'è stato in passato, dei nostri genitori. Le autostoriche, un altro momento importante, un momento che ci consente di rivivere la nostra storia, e quindi il connubio autostoriche e Zolfo ritengo che sia stata una bellissima idea. Tra l'altro spero che possa essere anche l'occasione per far conoscere ancora di più i nostri piccoli borghi.